strigliate allo spogliatoio sono servite, perché si è visto tutto un altro Padova venerdì e anche nelle ultime partite in casa. Sì, siamo per le cose importanti, no? Aver fatto il risultato che dà anche un po' di serenità per lavorare in settimana, ma qua ancora è lunga, dobbiamo continuare con questo spirito, stiamo lavorando bene, penso che i risultati verranno fuori, ma se continuiamo con questa mentalità, no? Cosa è cambiato da il giorno del patto con i tifosi? Tu che sei uno dei beniamini del pubblico. Sicuramente siamo contenti, ma fin dall'inizio i tifosi ci stanno sostenendo anche quando le cose stavano peggio. E penso che ancora siamo lì e questo ti dà una marcia in più, sapere che i tifosi nei momenti di difficoltà ti danno una grande mano, e questo vuol dire tanto. Senti, dall'ultima volta che ci siamo parlati sei diventato capitano, so che non ami parlare tanto di questa cosa, però insomma la domanda ce la dobbiamo fare anche. Come l'hai presa? No, sicuramente io no, l'ho detto prima e l'altra volta lo continuo a ribadire, il mio pensiero sulla faccia di capitano, sì, un orgoglio sicuramente, ma non è che cambia la persona, qua tutti stiamo lottando per lo stesso risultato, siamo 30 giocatori, siamo tutti uguali, nessuno né più né meno, e questa è la cosa importante, che tutti pensiamo della stessa maniera. L'ultima volta eri anche parecchio arrabbiato, le tue parole sono state molto apprezzate dai tifosi, quando hai detto qua dobbiamo darci una svegliata, dobbiamo tirare fuori gli attributi. Sei stato ascoltato? No, non solamente perché l'ho detto io, sennò lo sapevamo tutti insieme che dovevamo dare una scossa, che ci dovevamo dare qualcosa in più tutti insieme, per primo io, no? Non è che mi escludo, sono il primo a stare qua a parlare, ma tutti i compagni sono bravi ragazzi, sicuramente tutti la pensiamo alla stessa maniera, pensando, come ti ho detto prima, pensandola tutta alla stessa maniera, se andiamo avanti, no? Senti, c'è stata questo cambio di rendimento in casa con 3 vittorie consecutive che aiutano molto il morale, immagino. Adesso ci vorrebbe anche un risultato in trasferta che ti manca ancora. Secondo te c'è un problema di mentalità fino a questo momento, oppure è stata una coincidenza? No, nel senso, dobbiamo crederci di più nelle nostre qualità, no? Sia giocare sia in casa che fuori casa. L'importante è fare il risultato, portare i punti e avere continuità. Penso che facendo anche il risultato fuori casa, dopo le cose verranno anche più facili, no? Anche come mentalità. Il prossimo avversario poi la Regina, che insomma è stata appena scavalcata in classifica. Sì, insomma, adesso ci vedete. Come vedrete tutti, è un campionato molto equilibrato, magari vinci a Reggio e vinci 2 o 3 partite e sei là sopra, alla fine un campionato equilibrato, è molto lungo, ma prima adesso pensiamo alla Regina, sicuramente è una squadra che è in difficoltà come lo siamo anche noi, non è che di un giorno, di una partita all'altra siamo usciti del tutto, siamo sempre lì sotto, bisogna guardare, lavorare, con sacrificio, umiltà e con i piedi per terra. Andiamo avanti così, no? Tu hai segnato anche la Regina in passato, se non sbaglio. Sì, l'ho segnato, sì, ma no, non ci penso. In questo momento voglio vincere, fare punti, uscire da questa situazione insieme a tutti i miei compagni, che è la cosa importante, che poi sicuramente quando si vince uno sta anche più tranquillo, no? Ti hanno dato la fascia di capitano e ne abbiamo parlato, tu però sei anche in scadenza di contratto, se non sbaglio, hai già affrontato questo discorso con la società, ancora presto? Penso che in questo momento, adesso come adesso, sì, sono in scadenza, ma penso che lavorando bene, facendo le cose per bene, dopo il lavoro sempre paga, e quella è la cosa più importante, no? Tu ovviamente vorresti restare qui. Sì, sicuramente, io sto benissimo qua, sto benissimo a Padova e sono contentissimo di stare qua.
E magari se sarà rinnovo, che magari venga prima dell'ultima volta, che è tipo fuori tempo massimo, no? Sì, quello sì, no, è normale, quello fa piacere perché vuol dire che la fiducia di entrambe le parti è reciproca, no? Perché insomma la nuova dirigenza ha cambiato tutto, però la nuova dirigenza ha mostrato anche a parole grande stima nei tuoi confronti, per cui insomma Sì, c'è feeling. ringrazio veramente, ma io penso fare il mio in campo con i miei compagni, ma l'ho sempre detto, da solo non faccio niente, insieme ai miei compagni si fanno i risultati, siamo una squadra, siamo un gruppo e penso che lottando tutti alla stessa maniera possiamo andare avanti. Senti, in settimana forse arriva anche il primo verdetto del giudice sulla vicenda col Carpi. Voi cosa vi aspettate? No, noi non ci dobbiamo pensare che ci abbiamo una partita subito venerdì, sì. Poi se vengono questi punti sicuramente è una cosa buonissima, no? Perché ti fa fare altri punti per andare sopra, ma dobbiamo continuare con la mentalità che abbiamo avuto sabato e venerdì e andare avanti così, no? Ti manca il gol, non segni da quasi un anno, se non sbaglio. Non ci penso, in questo momento non ci penso. In questo momento va al primo posto, va la squadra, va altri che meriti personali, no? Guardiamo la squadra che quella è la cosa più importante. Secondo te fino a questo momento i valori del campionato sono quelli che ti aspettavi oppure ci vuole ancora un po' più di tempo per capire tante cose? Perché ci sono delle squadre che sembrava dovessero stare nella parte bassa e sono sulla parte alta, e il contrario viceversa. No, penso che ancora è presto per parlare di chi sarà in alto, chi sarà in basso. Ci sono squadre che hanno fatto, se vai a guardare sulla carta, buonissime squadre, ma poi vedi le neopromosse sono là sopra, perché c'è l'entusiasmo, c'è tante cose, ma prima di parlare di vincere il campionato ci vuole ancora tanto. Questo l'ho detto che insomma i vari cambi di modulo vi hanno un po' magari disorientato all'inizio quando avevate bisogno di certezze. È così e con il 4-4-2 avete trovato insomma la vostra quadratura migliore in campo? Sicuramente ci sono giocatori che sono più agevoli a fare un altro modulo, ma nei momenti di difficoltà ci dobbiamo adattare alle cose più semplici. Penso che le cose più semplici a volte sono le più difficili, ma quando in Serie B metti quello che devi mettere, nel senso la grinta, la voglia, il cuore, la corsa e vinci 2 o 3 partite di seguito, poi il morale viene da solo. Tra l'altro nella parte finale della partita con lo Spezia, se non ho visto male, eravate messi più o meno con un 4-3-3, no? C'erano Sì, Ciano, Pasquato, Melchiorri e tre centrocampisti, era il modulo da cui avevate iniziato, quindi forse non era solo una questione di modulo, no? Cioè non è che quel modulo non lo potete fare, bravo. cioè, No, bisogna ci sono arrivarci piano giocatori, piano. bravo, piano piano. Sicuramente si lavorano con diversi moduli, ma in questo momento bisogna mettersi a disposizione di quello che si sceglie, no?